Quello che state vedendo è il Pan de Com. Vi diamo subito questa primizia. Il Pan de Com è qui con l'Accademia Farina dei Mulini d'Aria. E con noi ci sono Antonio Cipriani e Federico Cosmo, che hanno lavorato proprio da tanto tempo a questa produzione, sia per ottenere l'impasto giusto, la farina giusta, ma soprattutto con la loro arte bianca a ottenere poi il prodotto finito. Ne abbiamo parlato più volte del buon pane, quello fatto come si deve, fatto come una volta. Pan de Com viene proprio da quella tradizione. Assolutamente, Lorenzo. Pan de Com, tradizione che abbiamo i primi cenni per quanto riguarda un Pan de Com anni 30, a Touring Club Italiano, che lo definiva il pane più buono al mondo. Dalla San Giovanni qui a Como partiva un treno, delle Treni Nord tutte le mattine, portava il Pan de Com a Milano, tutti i prestinai portavano la mattina il loro pane e veniva consegnato. Un pane che ha una lunga tradizione, con gli anni purtroppo si è persa e grazie alla Mulini d'Aria e all'Accademia Farina l'abbiamo voluto riscoprire. Siamo andati a ricercare un po' quelle che sono le loro tradizioni e caratteristiche e abbiamo messo a punto, insieme a Federico e tanti altri panificatori, una miscela di grani, di farine, con cui produrre appunto questo pan de com. Lo si può produrre in maniera classica con la biga o con altre varianti e comunque di ricette, grazie all'Accademia Farina, ne abbiamo in maniera esaustiva per tutte le lavorazioni. Comunque questo specifico l'ha prodotto Federico stanotte nel suo panificio a Giussano e appunto oggi ha avuto modo, grazie a questa manifestazione, di farlo degustare e di farlo provare a tante persone. Siamo contenti del risultato. Ecco appunto cosa sta dicendo la gente. Ah, il Pan de Com, cosa dice? Dice questa, chi lo conosce ovviamente. Innanzitutto molti sanno del Pan de Com ma non lo trovano. Questo è purtroppo il primo segnale che ci viene dato. Non lo trovano. Dove lo trovo? Dove lo trovo? Dove non lo trovo? Adesso faremo in maniera che chi desideri mangiare un pane fatto a regola dell'arte bianca lo possa trovare. Sicuramente ci saranno le indicazioni per poter trovare coloro che lo andranno a produrre nei prossimi tempi. Già qualcuno lo sta facendo, ma poi prossimamente vi diremo più con esattezza chi ha deciso di promuovere e di seguire questo progetto. Uno di questi è il panificatore Federico Cosmo, che adesso ci racconterà come ha prodotto questo pan de com. Ah, questo pane è stato prodotto con di partenza una biga, quindi un prefermento, ha riposato in cella a 16 gradi per 18 ore, dopodiché stanotte ho preso la biga, ho rinfrescata con altra farina nuova e ho aggiunto il lievito madre, non il lievito di birra, quindi ho fatto un rinfresco col lievito madre. Dopodiché, finito l'impasto, ho fatto un 30 di riposo, ho dato la sua forma e la caratteristica di Pan de Com è il fatto di schiacciare la parte in mezzo, dopodiché dopo una lunga lievitazione l'ho infornato. Lunga quanto? Lunga, se partiamo dall'inizio è lunga, se partiamo alla fine è un'ora di lievitazione, quindi parlo di lunga perché parlo da quando ho tirato fuori l'impasto, che è il suo momento di riposo, poi si preforma, riposa ancora e si finisce di formare. Quando parlo con Federico e quando parlo con Antonio, allora do un senso anche alla definizione di arte bianca, perché effettivamente produrre del pane può essere un fatto industriale, ma chi lo fa con questa passione è veramente un'arte, per cui è decisamente la definizione migliore quando si parla di arte bianca e l'Accademia Farina è una giusta interprete di questa arte bianca. Quali sono le caratteristiche salienti del Pan de Com che hai prodotto, Federico? Allora, le caratteristiche sicuramente sono il profumo e le farine che abbiamo usato, che sono tutte farine del territorio, quindi abbiamo usato anche farina integrale, farina tipo 1, mais, c'è dentro del germe di grano, e questo l'abbiamo fatto per dare carattere al prodotto, quindi una volta anche tagliato questo prodotto ha un profumo pazzesco, infatti ho appoggiato subito il Mulino Lario questo progetto per questo motivo, che sicuramente è un pane che profuma e in giro non ce n'è
così buono. Così buono. Appunto, Mulini Ilario, dopo tutta questa lunga ricerca con la consulenza di tanti panificatori e dell'Accademia Farina, ha prodotto questa miscela che ora è disponibile per i panificatori che la volessero, no? Si chiama l'Arianello. Certo Lorenzo, ovviamente abbiamo fatto una miscela che per un motivo legale l'abbiamo dovuto chiamare semilavorato, ma non perché vi sia all'interno chissà quale ingrediente strano, è una miscela di farine, il termine è legale, all'interno abbiamo detto c'è farina tipo 1, farina integrale, farina di segale, farina di mais, germe di grano e crusca tostata. Non vi sono altri ingredienti se non la necessaria arte bianca mediante la classica biga ed eventuale l'aggiunta di lievito madre o anche eventualmente lievito madre in purezza. L'importante è che è una miscela studiata appositamente per creare un prodotto di cui si sente la necessità, un pane ricco di sapori e di profumi che abbia un mantenimento anche una volta prodotto, molto importante, che sia interessante. Quindi un pane sicuramente che si presta sia all'uso giornaliero ma anche per più giorni conservato in maniera un po' più. La cosa interessante Lorenzo è che si può fare oltre al classico ul pan de com tutta un'altra serie di prodotti, pizze, focacce, grissini, bauletti, possono fare tantissimi prodotti. La caratteristica importante è che questa miscela dà un profumo al prodotto finale molto molto interessante. Ovviamente l'arte bianca ci mette poi lo zampino in tutto questo. Nel taglio del prodotto, se lo vogliamo eventualmente vedere, lo possiamo vedere una volta tagliato. Guardate che bellezza, guardate che interno, che mollica, guardate che. Ecco, questo è il pane, noi abbiamo sicuramente senti più volte. Ecco, senti, voi non lo potete prima sentire, ma io lo sento. E più volte abbiamo parlato di pane, di cosa significa veramente la parola pane e non un prodotto da forno qualsiasi. E continueremo a farlo anche grazie alle preziosissime consulenze di Antonio, anche di Federico se vorrà. Nella nostra trasmissione parleremo spesso e volentieri appunto di come l'arte bianca sia un'arte che trasforma veramente la materia prima in prodotti di altissima altissima qualità. Sembra un prodotto a bassa tecnologia, in realtà non è così, perché c'è una vera e propria tecnologia alimentare dietro questa preparazione. Il concetto di produrre farina apparentemente è una tecnica semplice, un metodo, cioè un modo diciamo di trasformare il grano semplice, in realtà dietro ci sono tantissime tecnologie che vanno a coincidere poi nel prodotto finale, dalle analisi di laboratorio che sono numerosissime, alla scelta dei grani di partenza sul campo, quindi noi decidiamo l'anno prima cosa raccogliere l'anno dopo e poi da lì controllo qualità, ricerca e sviluppo che ha portato a questo prodotto e soprattutto i controlli sui vari lotti che facciamo metodicamente come modellare. Allora io voglio fare questo invito, non so se posso, Federico e Antonio, a panificatori di tutto il territorio che in questo momento ci stanno vedendo, se volete maggiori informazioni su come si fa il pan de com, qual è stata anche tutta la storia che c'è dietro e la ricerca, potete mettervi in contatto con Accademia Farina. Assolutamente sì, non è difficile, è sufficiente tramite mail o chiamando direttamente chiedere la possibilità di parlare con noi, noi siamo a vostra completa disposizione, anche perché la nostra missing è molto semplice, è quella di aiutare l'arte bianca a fare prodotti di altissima qualità mediante farine e materie prime di altissima qualità. E raccontare un po' anche il territorio, no Federico? Perché se molti ristoratori sposeranno questa bellissima idea di riportare in vita un prodotto di tradizione come il pan de com, è anche un modo per chi va al ristorante, molti turisti, di raccontare un po' il nostro territorio. Lo fanno anche con altri prodotti. Il pane forse non avevano mai pensato che potesse essere un mezzo per farlo e invece con il pan de com direi che proprio è così. Abbiamo appunto citato i ristoratori che sono sicuramente protagonisti anche di questo rilancio del pan de com, o perlomeno potrebbero esserlo. Sicuramente Roberto Mauri dell'agriturismo La Cassinazza già ha iniziato, no, a portare sulle tavole del ristorante dell'agriturismo il pan de com. Sì, il pan de com, un pane
io ci credo in questa, questo progetto con i nostri amici Unilario per dargli il valore. Ho pensato di metterlo sulle nostre tavole e farlo assaggiare a tutti i nostri ospiti. Beh certo, infatti, pane non è trascurabile in una mise en place e preparare anche si presenta molto bene. Come fai? Lo tagli già a fette? Sì, lo tagliamo a fette, lo mettiamo nel posto sacchettino, contenitore, con altri panini, quindi il cliente assaggia sia anche più scelto, anche più scelto. Tra l'altro approfittiamo per invitarvi all'agriturismo La Cassinazza, che è a Orsenigo, mezzo alla natura, ci sono i cavalli, è veramente un luogo che ha il sapore davvero un po' come quello del pan de com, della tradizione, no? Sì, perché noi usiamo tutti i prodotti tipici locali, perché ci credo questo progetto di usare i nostri prodotti, valorizzare il nostro territorio. Bene, bravo Roberto, sei uno dei primi ristoratori che aderisce a questo progetto e questa cosa ti premierà per essere uno dei primi. Grazie, a voi.